Sicuramente il teleriscaldamento è uno degli esempi che abbiamo di recupero energetico, quindi si riduce l'utilizzo di combustibili fossili recuperando energia dal calore prodotto dall'incenerimento dei rifiuti, e questo è un dato sicuramente positivo. L'altra faccia della medaglia è stare molto attenti, nel senso che esiste una soglia oltre la quale l'affare teleriscaldamento innesta i meccanismi per cui non conviene più puntare a quello che è l'altro grande obiettivo di sostenibilità ambientale, cioè la riduzione dei rifiuti prodotti. Nel momento in cui, cioè, il teleriscaldamento diventa un asset energetico strategico, e bisogna stare molto attenti che questo significhi che questo non può contrastare con l'obiettivo di lunga durata di riduzione dei rifiuti prodotti, perché anche questo significa ridurre l'inquinamento, anche questo significa ridurre gli sprechi e significa contribuire a salvare il pianeta. Ecco, quindi va molto fatta attenzione in quelli che sono i dettagli tecnici, cioè l'operazione che si vuole mettere in piedi, a quanto ammonta questo fabbisogno, quanto ammonterebbe l'offerta e da dove proviene tutta l'energia, massa di energia richiesta per soddisfare queste nuove utenze. Insomma, è un discorso complicato, quindi benissimo il discorso del recupero di energia mediante teleriscaldamento, perché significa abbattere una quota di emissioni inquinanti riducendo l'uso dei combustibili fossili, ma non è la soluzione di tutti i mali.